Ciao, sono Rossella. Benvenuti a casa mia. Rossella è una simpatica ed energica signora che vive in un elegante appartamento nel centro di Milano. Sto cercando una casa che abbia più o meno 150 metri quadri, possibilmente zona giorno e zona notte ben separate, un living con una bella cucina, visto che a me piace cucinare, due camere da letto, due bagni, perché ho intenzione di ospitare gente, amici, parenti e stare anche in compagnia, ovviamente. Una casa bella, ricca di gente, è molto in linea con me, ci sta. Secondo me io e lei andremo molto d'accordo. Si sente già a fine, vedi? E soprattutto spazio all'aperto. Ma terrazzi o giardini? E un posto macchina, perché so che parcheggiare lì diventa sempre complicato. Io adoro il lago di Como. Spesso vado il weekend. Sì, anch'io adoro il lago di Como, ho una casa lì vicino. Tu? Sì. Vabbè, quando ci vuoi invitare, Colonna? Vabbè, poi questo è un altro discorso. Dai. Esatto, quello è. Continuiamo con Rossella. Gianluca propone in uno stabile del 1800 un appartamento al terzo piano composto da zona living con cucina vista, un bagno, una camera padronale e una camera degli ospiti. Pronta? Sì, prontissima. Wow. Bello, bello. È intanto uno spazio aperto, io odio le porte, e poi è conviviale, vicino alla cucina, mentre preparo da mangiare, puoi scambiare quattro chiacchiere, insomma, mi piace. Lei è Rossella da Art Direct. Lei, dammi del tu, perché direi che ormai ci conosciamo. Volentieri. Ok, Rossella, dai, diamoci del tu. Ma tu, Rossella, da Art Director, sì, come te lo vedi questo spazio? Art Director, molto bello. È impattante. Sì, molto. La cucina non è bella di più. Favolosa. Allora, l'appartamento è stato ristrutturato l'anno scorso. Ok. In uno stabile del 1800. Sì. Con un restauro conservativo degli elementi dell'epoca. Per cui vedi questi stucchi, infatti, queste cornici e un romantico camino. Qualcuno ci mette delle enormi candele e comunque si crea lo stesso. Ce l'ho anche in casa Milano, perché è una casa dell'Ottocento, per cui... Anche quella dell'Ottocento. Esatto. O è venuto di nascosto a casa mia, o non lo so, perché io a casa ho quattro camini. Poi anche gli stucchi, queste cose qua, assomiglia molto a casa mia. Ti mostro il resto dell'appartamento, però sì, mi sono dimenticato di dirti una cosa fondamentale. Al primo piano... Sì. C'è... parrucchiere, spa e pilates. L'ho già visto. Ho visto la targa fuori e già quella è un plus per la casa, guarda. Sì, è come vivere in un albergo tutti i giorni della tua vita. Scegli, ti fai le tue cure di beauty, eccetera, poi vai a fare una passeggiata sul lungo lago. Eh sì, cosa vuoi di più dalla vita? Niente. Si capisce che sta puntando sulla centralità della casa, sulla rifinitura, sui servizi vicini, perché la casa è troppo piccola. No, perché la casa, Maria, non è proprio in linea con le richieste. Io cercavo a Como una casa con uno spazio esterno, sì, possibilmente isolata dal centro. Invece mi sto ricredendo. Rossella, ma ti posso dire, non ti sbilanciare così. Mariana propone una villa indipendente su tre livelli. Al primo livello troviamo un living doppio con terrazzo, una cucina, un bagno e un ampio giardino con piscina. Al secondo livello, tre camere, due ulteriori bagni e un secondo terrazzo. All'ultimo piano, un solarium. Completano la proprietà un box doppio, taverna e la lavanderia. Ma è stupenda! Era quello che mi volevo sentir dire. Un living ampio con una bella esposizione, una bella vista. Già il primo impatto è fantastico. Sì, il primo impatto è wow. Era proprio quello che avevo in testa, eh? Quelli che amo. Cioè, la vista è bellissima. Sì, c'è la provinciale sotto, però la vista è meravigliosa. Vorrei vedere l'esterno, perché è troppo bello. Gli spazi esterni sono talmente tanti che preferisco prima farti percepire bene l'interno e poi ci godiamo con calma tutto quello che abbiamo. Quindi vista con finestra chiusa. Sì. A quanto pare ancora non è il momento per uscire. Cara Rossella, cosa nasconderà Mariana?
Continuiamo con la zona giorno. Ok. Però ste piastrellone bianche, mamma mia. Gianlu, anni 80? Sì, un po' anni 80 come stile, vero? Questo è l'angolo sala da pranzo che ti vorrei far notare, che è di fronte al Dior comodo, certo, che crea, aprendo il serramento, poi continuità tra il dentro e fuori. Lo spazio c'è, però l'arredo, sinceramente, non mi soddisfa molto. Da questo lato continua la zona giorno con la cucina che ti voglio mostrare. Andiamo.